Mi auguro, mi piace pensare che in queste ore si produca dentro le donne e gli uomini di buona volontà di 5 Stelle una riflessione sul risultato elettorale. 5 Stelle ha 150-160 parlamentari, un numero enorme. Se questi parlamentari continuano a utilizzare il Parlamento come il luogo degli show e delle proteste, ho l'impressione che perdano il loro elettorato, che tradiscano la loro speranza. Se invece nel rispetto dei ruoli nessuno gioca a confusione o a inciucio, al tavolo delle riforme, al quale stiamo convintamente con Forza Italia, oltre che con i nostri partner di governo, e che confermiamo voler fare insieme agli altri, perché le riforme si scrivono insieme, le regole si scrivono tutti insieme, non si caccia esponenti importanti che ricevono milioni di voti dal tavolo della discussione, siccome a questo tavolo, se uomini e donne di buona volontà del 5 Stelle volessero portare il loro contributo, sarebbero ascoltati.